famoso Pastel Nova Nova, russo da nostra amministrazione, con un saluto a tutti voi. Eravamo compagni di scuola con Bruno, ci siamo continuati a frequentare, ma in qualche occasione ho avuto modo anche di conoscere il professor Morro. Non ho vergogna a dirlo, durante il mio percorso di studi, magari in qualche momento difficile per gli studi della matematica, sicuramente mi sono appoggiato e trovato la disponibilità del professor Morro, e lì ho conosciuto la persona, mite, preparata, capace, un esempio per tutti noi, e credo sia stato un esempio per la comunità tutta. Un altro ricordo che ho impresso è il suo stile di vita. Ricordo averlo incontrato spesso a piedi per le vie del paese, questo non può che essermi rimasto impresso, credo sia impresso in ognuno di voi, e questo mi fa pensare che ancora oggi, se fosse stato qui con noi, non solo nel ricordo ma anche nel presente, sarebbe continuato ad essere un esempio positivo per la comunità tutta, soprattutto in un momento in cui si guarda anche ad altri aspetti, allo stile di vita, alla qualità della vita. Lui è stato esempio in questo, e credo che questo si colleghi anche al percorso che ha fatto all'interno dell'ISA, perché ha dimostrato che la cultura serve soprattutto per migliorare noi stessi e poi metterci a disposizione degli altri. Ecco, non deve essere un momento per fare sforzo di sapere, ma deve essere un momento per crescere interiormente e diventare più belli dentro, perché se si è più belli dentro si è più belli anche all'esterno, e il messaggio arriva, e credo che lui in questo sia riuscito. Non voglio dilungarmi oltre, voglio ulteriormente ringraziare Lisa attraverso il Presidente per l'invito, voglio approfittare di questo primo incontro che abbiamo, diciamo pubblicamente, per rinviarci in prossime occasioni per studiare insieme dei momenti da portare avanti, diretti, come ha sempre fatto Lisa, alla conoscenza del territorio, perché credo che un'associazione ha importanza, ha un motivo di esistere, se in un certo senso trova la disponibilità dell'amministrazione e della comunità tutta, e credo che ci siano i presupposti per farlo, quindi sono qua anche per ribadirlo e per ringraziare ancora per questo invito. Grazie. Allora, buonasera a tutti, agli intervenuti, ai soci, ai simpatizzanti e soprattutto agli amici. Io porgo un caloroso saluto a nome di Lisa e a tutti i quali stasera hanno voluto farci dono la loro presenza per presenziare a questo evento culturale di tanta importanza. Nonostante ovviamente le difficoltà legate un po' all'orario e anche al fatto che oggi si festeggia la Vigilia delle Palme, sono felice di vedere tutta questa gente oggi qui riunita per questo evento. Quindi estendo i miei ringraziamenti oltre che a tutti voi, anche all'amministrazione comunale che ci ha consentito di essere tutti qui presso la sala dell'Aquila Verde del Comune di Palazzolo. Io ho rimesso da pochissimo tempo la carica del presidente di questo istituto, e questo è un riconoscimento che mi conforta e che mi lusinga parecchio, perché sono consapevole di aver ereditato un patrimonio che ha due aspetti, un patrimonio meraviglioso e un patrimonio anche complesso. Meraviglioso perché nessuno potrà negare e non ricordare soprattutto l'importanza che l'ISA riveste nel nostro territorio e che ha rivestito negli anni nel nostro territorio. Attraverso la rimace, la passione dei soci fondatori dell'istituto, perché dei soci non fondatori, tutti gli amici e coloro che fanno parte anche adesso, l'istituto ha contribuito sin dal 1980 a recuperare, custodire e rivalutare il patrimonio di Firenze. E le attività sono sempre rivolte da un lato sia alla sollecitazione delle autorità locali nel preservare l'arte, la biologia del territorio, attraverso vere e proprie campagne culturali, manifestazioni, pubblicazioni e convegni, e dall'altro è anche stato, diciamo, un lavoro di Lisa estenuante, quello che ho prestato alla ricerca e allo studio. Ricordiamo le medaglie, tra virgolette, del nostro istituto, che sono la ristampa alla statica del 1984 delle attività di arte e delle periodiche. Abbiamo poi una serie di pubblicazioni di Carlo Bobrea, che sono anche molto interessanti, tra cui il Tempio delle Trovite e il Pantanica, del 1990 più recente. Poi abbiamo la guida turistica di Palazzolo, che tutt'oggi è ricercata da moltissime persone, che purtroppo si è ormai esaurita, ma era un lavoro molto importante. E abbiamo poi, come diciamo, ci dice la sua donna, la rivista
ringraziamento principe per questo momento va riconosciuto ai presidenti creativi dell'istituto, che sono stati uno dei altri presidente e direttore della rivista del primo e del secondo numero, e Carlo Marco, che è presidente per circa 15 anni di questo istituto. E stasera, visto che si intende ricordare la presenza attiva degli anni in questo territorio, il nostro studio, che intende farlo soprattutto attraverso il ricordo, le parole, il lavoro, lo studio e la passione appunto di Carlo Marco, socio fondatore, oltre che tra i più efficaci presidenti dell'istituto. E questa operazione di ricordazione storica del prestigioso lavoro dell'istituto è ancora più efficace se viene fatta attraverso l'ultimo lavoro di Carlo Marco, un lavoro che diciamo ha lasciato l'istituto per il quale lui ha studiato e scritto tantissimo, che è il lavoro di Carlo Matteo Catalano. Matteo Catalano è un sacerdote siciliano, nato a Palazzo nel 1522 e poi orientato a Roma a 24 anni. Questa è un'opera che l'istituto presenta la prima volta stasera, approfittando di questo evento. Il lavoro di ricerca sul Catalano era iniziato molti anni prima da una ricerca di che aveva scavato un po' di fa l'esistenza di un manoscritto che raccontava a lui e travagliata la vicenda, nell'arco di un quarantennio era condotto un'edificazione a Roma della chiesa di Santa Maria. Questo manoscritto è la storia in originale, appunto scritta da Catalano, scovata negli archivi della Biblioteca Vaticana dalla ricercatrice Lorenza Bernardo ed edita dall'Istituto Pompeo Fabra del professore Carlo Monaco, che tantissima pazienza, tantissimo impegno spese nell'ultimo anno della sua vita proprio per regalare all'istituto, ai soci, agli studiosi e agli interessati questa preziosissima pubblicazione in una veste del manoscritto, che sarebbe una pubblicazione che peraltro un po' qui accanto al tavolo e potete benissimo vedere e consultare. Da quanto emerge da queste mie parole di massima, che saranno a brevissimo meglio approfondite ed elaborate dal professore di storia e dal professore Messina, che quindi meglio da vicino al vissuto del suo lavoro e l'impegno enorme è stato il professore Carbonaro, e tempo doveroso ricordare come il professore abbia dato a questa istituzione un notevolissimo impulso, con l'entusiasmo e soprattutto con il convincimento che un servizio culturale quale era ed è l'ISA potesse svolgere un'utile funzione di sensibilizzazione, di studio e promozione della nostra città e del nostro territorio. Ed è su questo indirizzo, se vado verso la conclusione, che l'istituto con il mio impegno da questo momento dovrà ancora muoversi. La sensibilizzazione infatti innanzitutto deve rivolgersi, questo è fondamentale, al recupero della voglia di studiare le proprie origini, di conoscere l'importanza del sito di cui siamo originali e di cui dovremmo essere sempre indefessi sostenitori, con le armi della conoscenza e del sapere, senza le quali non potremo mai, dico mai, difendere il valore del nostro territorio. Qui emerge, dopo la meraviglia, la complessità dell'incarico conferito. Non è poco ormai di apparato decadimento culturale, un'istituzione quale l'ISA che vive purtroppo anch'essa di conseguenza trasversale del Rio, che è obbligata a riemergere ed è obbligata a farsi egida della cultura, di farsi carico insieme a tutti voi, soci, amici e interessati, di portare questo messaggio, soprattutto nelle scuole e tra la gente, ove più di questo c'è bisogno. Così come uno dei fondatori dell'ISA, Tonino e Cambio in particolare, e anche gli altri ovviamente che sono stati sempre attivi nell'istituto, oggi dovremmo il dovere di trasmettere ai giovani e agli studenti l'impegno sempre profuso dall'istituto nel preservare e proteggere il nostro patrimonio culturale. Con la stessa verba e con la stessa forza che l'ISA Tonino e Cambio, spingendo i giovani a collaborare con l'associazione attraverso proposte fattive che portino anche i vesti e le attività all'interno dell'istituto e della propria scuola. E per questo mi rivolgo ai professori e a tutti gli educatori presenti in sala, oltre che al sindaco e all'amministrazione, affinché per primi si facciano portatori insieme a loro innegabili e quotidiano impegno di questo nostro essenziale messaggio culturale. Proprio vedremo al più presto costituire un nuovo comitato nazionale, troveremo al più presto costituire un nuovo comitato scientifico e proseguire con le nuove avvincenti proposte editoriali, e cercheremo anche di programmare una serie di forum pubblici, incontri, oltre che privati, dell'associazione, anche con gli amici, i simpatizzanti e coloro che vorranno partecipare, perché abbiamo bisogno di voi. Attraverso voi potremo essere una voce viva e un impulso critico costante all'amministrazione, al lavoro di recupero e protezione del nostro patrimonio culturale. E per questo chiedo a voi personalmente
ad ognuno di voi di partecipare con vivo ardore ai prossimi progetti dell'Istituto, che è ad oggi una delle più importanti realtà culturali del nostro territorio. Deve robustire e da proteggere sempre dal tempo, dall'indifferenza e dal dubbio. Io chiamerei a questo punto il professor Di Stefano per darvi una delucidazione sull'opera di Matteo Catalano e di Susie Renzi, grazie al contributo del professore Carlo. Grazie e buonasera a tutti. Come ho detto appunto Sebastiano Italino, penso che il ruolo che Carlo ha avuto nella nostra associazione sia stato veramente significativo e profondo negli anni. Forse noi non ce ne siamo accorti nel tempo, però rivedendo un po' tutte le tappe della mia esperienza personale, sicuramente ha lasciato in tutti noi un ricordo molto profondo. Io cercherò di sintetizzare il tutto per non annoiarvi, perché so che poi ci saranno delle cose piuttosto interessanti. Come diceva appunto Sebastiano Infantino, la ricerca intorno a Matteo Catalano e alla sua, come dire, migrazione a Roma ha delle origini un po' remote in un certo senso, perché appunto Giacomino ne aveva già isolato e seguiva appunto una scheda per poter essere, come dire, più concisa, più veloce. Dai documenti che noi abbiamo nel nostro archivio dell'ISA, i primi documenti editi naturalmente risalgono al 29 novembre 1981. E in questo primo documento ufficiale dell'Istituto, per l'appunto, vengono ricordati Carlo Monaco, Tonino Brunati, Giacomino, Ugo Santoro, Giacomino e tanti altri che a vario titolo hanno sicuramente contribuito a portare avanti tante iniziative. E dopo alcuni anni, precisamente circa 4 anni dopo, 1981, per l'appunto, l'Istituto organizzò quello che fu il primo evento importante, cioè la pubblicazione del primo volume dei Gatti. E in questo volume, per l'appunto, Tonino e Carlo Monaco ebbero modo, assieme a Sebastiano Pizzo, di redigere questo dizionario bibliografico degli autori palazzolesi, che porta la data del 1985. In questo testo, che noi abbiamo spesso la necessità di consultare per alcuni, come dire, piani, per alcune narrazioni e così via, proprio a pagina 283 viene elencata la gran parte di quelle che sono state le personalità e i personaggi più importanti della storia di Palazzoni. E in quell'occasione si organizzò anche una mostra di libri che fu allestita tra il 4 e il 16 aprile, però precedentemente nel 1982. Quindi questa ricerca, voglio dire, dell'opera e dell'azione che avevano svolto questi studiosi, in un certo senso un po' sia Tonino che Carlo alla scoperta di Matteo Catalano. Ora, nell'elenco che fu stilato però a suo tempo non viene annotato Matteo Catalano, e non si tratta però, come può sembrare così a prima vista, di una dimenticanza, quanto piuttosto dell'esito di una ricerca che aveva già preso la sua giusta direzione. E difatti l'opera che Matteo Catalano, di cui noi parleremo anche questa sera, ripeto, con molta compulsione, se possiamo dire, e l'istoria della Madonna Titolo di Costantinopoli, pubblicata dal nostro Matteo Catalano a Roma nel 1596. Questa opera in un primo momento non era stata approvata nella Biblioteca della Comunale, fu trovata anche più tardi e infatti viene poi citata come appunto esistente in copia nella nostra Biblioteca della Comunale. Certamente il tutto nasce da una riscoperta sempre più lenta, sempre più, come dire, però accelerata nello stesso tempo, delle nostre risorse che abbiamo cercato negli anni di valorizzare e di comunicare a quanti ne sentissero il bisogno, ovvero sia la rilettura delle varie serie, Giacinta e degli altri, che hanno lasciato insomma testimonianza, racconti, cronache che potevano essere utili, e anche attraverso la serie fu possibile approfondire sempre di più la figura di Matteo. Come si arriva al testo di Carlo, che ho qui tra le mani, che io ho avuto modo di leggere in
questo testamento e per un certo senso per esporre un po' ancora di più di fosse. Il nostro presidente appunto ha detto che Matteo Vetarano migra a Roma piuttosto giovane assieme poi al fratello, dove si insediano cercando di trovare, come dire, un equilibrio in questa società romana che sicuramente la relaterà con desiderio, l'intento, al fine, a una certa carriera nella cultura romana. Delle circostanze però del tutto, come dire, disattese portarono in Zamorbina a Roma e tirando una vista in Zamorbina ebbe modo di trovare tra le varie combinazioni che venivano offerte ai visitatori, in particolar modo coloro che si recavano in Santa Maria degli Angeli, un'opera della dottoressa Bernardi Salvietti, che era stata pubblicata nel 1965. E l'opera si intitola per l'appunto Santa Maria degli Angeli alle Terme Antonino Natura. Era stato pubblicato questo testo a Città di Castello. Quindi la scoperta da una parte che esisteva già una pubblicazione, dall'altra la necessità di andare a ritrovare la cronaca di cui insomma è stato editato poi il testo, hanno consentito alla dottoressa Bernardo di trovare questo codice nella Biblioteca Vaticana e da lì insomma ristabilire sempre di più qual è stato il ruolo di questo Matteo Vetarano, di cui per certi versi ci scoprono ancora le coordinate familiari di cui però possediamo oggi rispetto a qualche anno fa, studiando qualche elemento in più. Certamente la famiglia dei Vetarano occupava un ruolo significativo tra la fine del 400 e l'inizio del 500. Alcuni degli esponenti di questa famiglia, sappiamo ad esempio che un Girolamo Catalano viene annotato come magnifico in un atto che viene richiamato in alcuni documenti del 1604, ovvero sia un Giovanni Antonio Catalano risulta essere segreto di Palazzolo nel 1591. Altri ancora rimasti invece in luogo rispetto ai due fratelli che migrano a Roma, come diceva, la ricerca di fortuna nella Curia romana, abbiamo un Santoro Catalano che viene qualificato in un documento del 1573 con il titolo di onorato. Evidentemente queste nuove informazioni le abbiamo anche grazie alle ricerche degli archivi che sono state condotte in questi anni dalla professora Dega. Ma ritorniamo alla vicenda del nostro Matteo e quindi del personaggio dell'autore di questa cronaca, che ripeto può sembrare a tratti la cronaca di una costruzione di un edificio, evidentemente che non appartiene alla nostra storia locale, ma alla storia della città eterna di Roma, ma che indirettamente ci unisce in un certo modo. La cosa più interessante è questa, che Matteo per l'appunto e il fratello Francesco si trasferiscono a Roma prima del 1560 e in quello stesso anno, sappiamo già dagli studi che aveva fatto Tonino, che uno zio che aveva stilato il testamento il 14 gennaio 1560 e cercava insomma in qualche modo che almeno uno dei due, Matteo pensava, insomma si decidesse a tornare da questa Roma dove era migrato per poter, diciamo così, ritrovare nella sua dimensione della città quell'importanza che la famiglia gli chiedeva. Comunque lo zio Paolo, nello stilare questo testamento, innanzitutto ci fa conoscere che insomma aveva investito delle grosse somme a favore di questo nipote, quindi probabilmente anche del fratello Francesco, e che era in possesso di alcuni beni per l'epoca, siamo nel 1560, di un certo rilievo, in particolar modo di una mula per alcuni schiavi, e uno di questi si chiamava Stefano ed aveva una figliuola di nome Ippolita. Questo evidentemente ci fa capire che insomma la famiglia certamente occupava non solo un ruolo nell'amministrazione, ma soprattutto nell'amministrazione religiosa, e questo era motivo, certo, di dolore per i parenti che sapevano che Matteo era a Roma ma non riuscì forse a promuovere, come dire, la carriera nella Curia romana.
E cosa interessante è questa, che Matteo, assieme ad altri siciliani che incontrerà lì, darà via la costruzione di questa chiesa che noi chiamiamo la chiesa della Madonna dei Siciliani, vicino alla piazza del Tritone, che in realtà doveva essere nel suo progetto una chiesa destinata all'accoglienza dei siciliani che si recavano in pellegrinaggio a Roma. Tant'è vero che non solo lui, diciamo così, sborsa una grossa somma, circa 4.000 ducati, per la costruzione di questa chiesa e degli annessi edifici che dovevano ospitare i pellegrini, ma si impegna nella sua forma edificazione. Comunque, veramente perché oggi chi si lega a Roma, evidentemente magari penserà di trovare quella chiesa lì, però una chiesa che esiste tutt'oggi, come anche le abitazioni adiacenti, non sono quelle che sarebbero le cose che fabbrichi noi trattiamo in questi istanti. Ebbene, il nostro Matteo, quindi con questa, come dire, con la costruzione di questa confraternita che ancora oggi diciamo attiva, ma che vero che viene letto il quindicello e quindi tutti i componenti della confraternita, in un certo senso ha visto nel tempo che questo suo desiderio, insomma, aveva un motivo di esistere. La cosa che ci interessa però è un'altra, che Matteo, il fratello Francesco, vive a Roma, che altri parenti dei medesimi, insomma, erano già radicati nella città e possedevano delle case presumibilmente nelle adiacenze di questa chiesa, che furono utilizzate in quello che doveva essere il progetto della costruzione di un hospicium per i pellegrini, come vi dicevo, ma in realtà non furono mai portate a compimento nella sua interezza questi progetti. Arriva Roma il nostro Matteo e viene a contatto, come vi ho accennato, con alcuni personaggi, in modo particolare con Antonio La Duca e con anche Lucrezia della Rosa e Colonna, la duchessa, e si avvicina, come tanti altri, all'idea della cristianizzazione degli edifici pagani. Questa è la cosa che secondo me va annotata di questo nostro cittadino che va a Roma. E bisogna sapere che c'era tutta una certa tradizione che prevedeva la cristianizzazione dei luoghi italiani. E allora Matteo viene a conoscenza, io vi appoggio il discorso anche per la di spazio, che l'amico Antonio Raduro di Cefalò aveva in più occasioni avuto delle visioni, delle, diciamo così, dei sogni per monitorare in qualche modo, insomma, gli suggerivano di portare avanti un progetto, ovvero sia quello di trasformare la chiesa, cioè le tende veziane che erano state costruite intorno alla metà del IV secolo dopo Cristo, e di trasformarle in edifici, quelli di una volta la cattedrale delle terme venissero adibiti ad usi religiosi. Che cosa bisogna dire a questo punto? Bisogna dire che lui è testimone di eventi molto importanti nella storia della Roma nel Cinquecento, e in modo particolare queste relazioni con il vescovo, con il cardinale, poi con Giulio III, che vengono i più volte citati con una dicitura abbreviata nella cronaca, almeno che io penso che Lorenzo abbia anche, come dire, valutato questo aspetto qui. Ovvero si vengono citati talvolta con il cognome di Monte, talvolta con il cognome del Monte. E questa cosa non è indifferente, perché negli anni, e soprattutto viste le relazioni che hanno Antonio e lo zio cardinale che diventerà Papa, con personaggi che abbiamo avuto modo di richiamare in altre occasioni durante qualche altra serata. Mi riferisco all'eventuale passaggio o presenza del Caravaggio qui a Palazzola. Vi spiego quale può essere la novità, ecco, di questo studio e della sua, come dire, di portarci verso nuovi obiettivi e forse anche verso nuovi argomenti che dobbiamo approfondire nel tempo. Matteo, quando giunge per l'appunto a Roma, era fortemente debitato con lo zio, come abbiamo detto, e incontra questo Antonio La Duca, che in realtà era il maestro di cappella del cardinale Antonio del Monte.
potenziale di questo cognome del Monte non ci consente di identificarlo bene, però ci sono già minacce per poterlo fare. In quello stesso periodo, personaggi e personaggi, poi vi farò parlare, ma vedere nell'immagine alla fine, e un personaggio di cui il nome è Francesco Maria Bourbon del Monte, che anch'esso è cardinale. Quindi questa dicitura di Monte e del Monte, quando vi parla del cardinale, potrebbe farci supporre, comunque, pensare che si parli di due personaggi diversi, non di un unico cardinale. Perché dico questo? Perché dico che il cardinale Francesco Maria Bourbon del Monte ospitò più volte nella sua abitazione Michelangelo Merisi di Mario Minniti. Quindi dei pittori, come vedete, che lavoravano a Roma e che in un certo modo potrebbero essere venuti a contatto con Antonio Fortuna e quindi con Matteo Catalano. Quindi non è una questione così, come dire, pellegrina, ma potrebbe essere un filone di studi che si potrebbe approfondire nel tempo. Il nostro cardinale del Monte, quello citato comunque con certezza nel testo, fu protettore dell'Accademia dei Pittori di San Luca. E questo aspetto ci aiuta ancora di più a capire il rapporto che può esserci stato tra un siciliano a Roma ed altri personaggi che nel frattempo migrano a Roma per motivi artistici. E mi riferisco a quelli che è di Domenico, pittore palazzolese, che per l'appunto migra a Roma, anche lui, e si sposa a Roma. E a Roma morì in età avanzata. Da Roma, in un momento anteriore al terremoto, vengono inviati qui a Palazzolo, dalla chiesa di San Sebastiano, un quadro dedicato a San Gregorio Pompadurco. Quindi abbiamo dei dipinti, sicuramente a Palazzolo, che sono stati realizzati a Roma e sono stati poi trasferiti qui. Quindi ancora di più, diciamo così, possiamo supporre che quel famoso dipinto di San Nicolò c'è ancora molto, voglio dire, da studiare grazie a questa cronaca che ha avuto, diciamo così, questa volontà ferrea di poterlo portare alla luce. Mi avvio brevemente cercando di condensare quanto più possibile questo discorso. E il nostro Matteo Catalano compera all'interno di questa chiesa in costruzione di San Maria dell'Angelo una cappella che dovrebbe diventare la loro cappella funeraria, che poi fu venduta dai parenti, dal nipote probabilmente, perché gli eredi a Roma dei Catalano, Paolo in particolare, pare che abbia venduto la sepoltura alla famiglia dei Cinque. Ora, tutti questi aspetti si collegano con un altro evento molto particolare, l'incontro con Michelangelo Buonarroti e la costruzione della basilica croce greca all'interno dell'Eterno, ovvero sia alla trasformazione del epitario in chiesa. Vi risparmio qui tutte le vicende che insomma vedono l'avanzamento del progetto, procede del progetto. E soltanto vi dico questo, che Antonio Ventura aveva fatto dei disegni da noi che abbiamo, e questi disegni dovevano essere sottoposti ai vari papi che nel frattempo si avvicendavano sulla storia papale, e si sperava insomma che questo progetto prendesse consistenza. Subito dopo però entra in scena Michelangelo Buonarroti, viene preso per buono questo disegno e si realizza poi in fondo la chiesa con le tante, come dire, caratteristiche che avrà, ovvero sia questa croce greca che in qualche modo recupera parte degli ambienti delle termine. Il motivo per cui Matteo e anche altri sostenevano questa cristianizzazione viene spiegata con il fatto che insomma, molti cristiani, molti fedeli della nuova fede erano stati impegnati nella costruzione delle terme, quindi era quasi un dovere della chiesa trasformare queste terme in cui erano morti tanti lavoratori cristiani, insomma, in un edificio di tutto cristiano.
punto adesso a concludere e invito, se possibile, per andare nel file un attimino per far vedere alcune cose che riguardano l'edificio, perché altrimenti non ci mancheranno più rispetto. Ecco, questa è per esempio una delle, se la facciamo storia, la parte sottostante, per cortesia. Ecco, se vedete il nome di entrambi gli acciotti del mondo, e sarebbe in realtà il cardinale di cui si parla nella cronaca. Quindi il fatto che talvolta venga citato con del mondo di Monte potrebbe essere una questione semplicemente grafica, ma non è detto che la cronaca e il senato così attento di poter raccontare del mondo, ma a mio avviso un errore così. Poi vedete che questa diga che si trova da un'altra parte e insomma la testimonianza dell'importanza di questo personaggio. Li facciamo scopo perché sono poche le immagini, e questo invece è il ritratto del campo che si andavano ad accogliere un po' comunque per la costruzione di questo, chiamiamolo punto di appoggio, di questo ospigeno per i siciliani. Comunque vi dico che anche Giulio Terzo, appunto il Papa, che appartiene alla famiglia del Cardinale del Monte, consacrò un altare nella chiesa di San Maria degli Angeli che vedremo subito dopo nel 1550, e che la chiesa anche di San Maria degli Angeli è stata più volte trasformata, quindi andare a Roma per vedere ci sono anche per esempio un'arma con una segna, uno scudo, uno stemma, non mi sento di affrontare stasera questo aspetto della ricerca. Ecco, se lo facciamo scorrere ancora un pochino, ecco, la chiesa la vedete un po', come dire, restaurata in quella precedente, si vede ancora un po' meglio, vedete c'è la dicitura, il palazzetto che accanto dovrebbe essere quello che apparteneva a Paolo Catalano e i parenti del nostro Matteo e del fratello Francesco. Ma questi sono già, diciamo, sia la chiesa che l'edificio dopo il restauro. Vediamo un pochettino se mi aiutare. Qua invece abbiamo il frontespizio dell'arciconfratello da Ponte della Madonna di Origine, della Madonna di Costantinopoli, che in realtà voi se volete potete andare anche a leggere sul web, perché è tutto caricato, il testo, quindi anche voglio dire da casa si può leggere, ma si tratta di una narrazione, di una illustrazione della storia del culto della Madonna di Origine, in realtà. Molto interessante invece il sigillo che si vede qui, che c'è sul frontespizio dell'incantamento per la realizzazione della confraternita, e sarebbe interessante a questo punto, vedete, perché insomma le ricerche sono sempre di dire, il bello della ricerca è questo, sarebbe interessante a questo punto andare ad indagare l'arma che c'è sotto nel sigillo, cioè vedere se si tratta dell'arma del cardinale Giulio III, quindi del monte che abbiamo detto prima, o di qualche altro protettore, perché questo non sembra essere, da quello che mi riferiva insomma a me a suo tempo, mi mandò anche il file, non sembra essere lo stemma dei Catalano, quindi non, anche qui c'è da studiare ancora. Infine, ecco qui la chiesa di Santa Maria degli Angeli, con gli ingressi, parliamo delle porte moderne in bronzo che sono state collocate nell'emiciclo, mentre sotto si vede già dall'alto una veduta del complesso delle Terme di Oblazione, oggi c'è il museo delle Terme, vedete gli ingressi, quello con la pietra bianca e quello dell'emiciclo in parte crollato, e all'interno nella cartina successiva che sono riuscito a trovare vi è una ricostruzione del progetto di Michelangelo, ovvero sia quello che un po' si adatta al disegno di Antonio del Cura. Ecco, si vede la chiesa a pianta greca, con l'ingresso con l'emiciclo che vedete qua sotto, il Tibidabio trasformato in una sorta di transetto, comunque di narteccio che doveva mettere nella chiesa longitudinale, e in fondo un edificio a pianta basilicana. Andiamo all'altra, che si può vedere, ecco. E in questa alla fine voi vedete la situazione attuale per chi si ragazza a Roma con il desiderio di visitare i luoghi di Matteo Catalano. Da questa parte vedete c'è Piazza della Repubblica con l'emiciclo, così scende questo viaggio del corso, e salendo invece avete due strade, via
Luigi Einaudi, in fondo all'ingresso è proprio l'Eterno, così com'è, che consola, caricando i vari, come dire, locali all'interno della tua chiesa. Penso che sia questa l'ultima, forse qualcun altro, se vogliamo vederlo, non c'è più niente. Io ti ringrazio e vi auguro di fare un viaggio a Roma, la scoperta dei luoghi che Carlo ci ha fatto conoscere. Grazie. Ringrazio tantissimo il professore Di Stefano per questa sua verissima e particolarmente intensa spiegazione dell'opera. E adesso vorrei chiamare vicino a me l'amico Fabio Messina, Fabio, fare un po' di omaggio all'istituto, visto che da pochissimi giorni anche egli ha una carica all'interno dell'istituto per fare dei sorrieri. Passo subito a lui. Un mio intervento breve con una poesia che dedico all'Istituto Studi Agrensi e anche alla memoria di Carlo Nora. Si intitola Patrimonio. Che fossimo alberi senza radica, ligna sicca buona manco qua bruciare. Come potessimo sapere unire se non sapremmo riunire veneno? Ranne la passione capiglia, quando uomini ranne passano anni a scavare e cercare un passato capo, a tagliare e mosciare spizzere storia. Quanto vacante fossero parlare se non avessimo parole, come pesante fossero campare senza sapere più uomo o nemico. Bella a pacienza caiave, l'uomo ranne cancizza e unge, pezzuglia le cocce e le parole, per torna a pettare l'antico quadro. Patrimonio tenevo un cuore, e niente ripassare o futuro. Piazze, templi e casti mutare, voglio contare con tanto amore. Mi troverete alla fine dell'evento fuori con disponibili diverse copie dell'ultimo numero della rivista Studi Agrensi per chi lo volesse acquistare, e a disposizione per tenere vivo il patrimonio di chi si occupa del patrimonio. Grazie. Grazie Padre Messina. E adesso passo la parola al professore Emanuele Messina, che vorrà anche di dare un omaggio al monaco di questa sera, parlando proprio di Carlo Monaco, con il suo fortissimo legame d'amicizia. Buonasera, un conto è parlare di Platone, mi sentirei a mio agio. Un conto è parlare di Carlo Monaco, che il discorso mi imbarazza un po'. C'è una lunga dimestichezza con Carlo, una lunga collaborazione con Carlo, perché Carlo fu un uomo, come dire, che capì, che era ben consapevole del dovere di ognuno e di ogni uomo di cultura di promuovere interessi, stimolare curiosità, cercare nel passato, impegnarsi, come si dice, nel civile. Mi ricordo che sempre i nostri incontri in piazza, io quando uscivo, non uscivo molto perché avevo tanto da fare a casa mia, ecco, ma quando io arrivavo in piazza arrivavo anche con la certezza che ci saremmo incontrati. Di che parlare? Una battuta che, come dire, forse è utile in questo momento. Ugo Santoro mi chiese una volta: ma quando tu ti incontri con Paolo Greco, ma di che parlare? Io ho detto: parliamo di dopo.
voleva sapere di che parlassi. Ecco, con Carlo non parlavamo di quello. Parlavamo di ricerca, di beni archeologici, di fare qualcosa, fare qualcosa. E certamente questa ansia, questo bisogno, questo desiderio, portò poi alla creazione dell'Istituto Studi Agrense, che diventò per lui un impegno fra i principali. Lo presiedette per tanti anni, e però alla fine era stanco, voleva andarsene ad ogni costo, voleva rinunciare a questo impegno, perché chi presiede qualunque cosa, alla fine si stanca, se attorno non vede collaborazione, non vede pari impegno. Ma il problema è questo, che nessuno si accosta e nessuno, come dire, si mette a disposizione. E questa cosa durò parecchi anni. Alla ricerca di un sistema per ridare slancio e vita all'Istituto Studi Agrense, che come ogni istituzione vive le vicende della storia. Entusiasmi, delusioni, slanci e cadute. Carlo Monaco era una persona seria. Una persona seria e di poche parole, cioè nel senso che si imperforava, ma quando il discorso diventava serio, quando si parlava di problemi veri, ed era ben disposto a dare il suo punto di vista. Anzi, devo dire, siccome Carlo Monaco non era un santo e aveva qualche difetto anche lui, no? Perché chi non ne ha uno e se ne ha un altro, difendeva fortemente il suo punto di vista e non lo smuovevi, rimaneva saldo e fermo perché era sicuro della sua sicurezza. Questo certo, io sono un po' più caloroso, questo creava frizione, no? Creava qualche scintilla. Ecco, però quando si è amici davvero, queste sono cose che si sopportano tranquillamente. Senti anche il bisogno, dicevo, dell'impegno civico. Si era dato da fare per un certo periodo, assieme ad altri, nell'aggregazione di una lista che si presentasse alle elezioni comunali. Ne rimase deluso. E certo, noi abbiamo continuato a frequentarci, abbiamo continuato a parlarci, e poi piano piano emerse una realtà grave. Io, come dire, dai primi sentori ho saputo da lui che aveva qualche difficoltà a un ginocchio, qualche difficoltà a camminare, e dicevo, ma porca miseria, così mi dicevo, ma è possibile che non trovi qualcuno che ti possa fare una diagnosi? Perché ortopedici, radiografie, questo e quest'altro, non emergeva. E poi è emerso. Poi via via, come dire, che la patologia acquistò il suo ritmo, fare la diagnosi non fu più difficile. Io
ho vissuto, come dire, un periodo di piccolo planning nel rapporto con Mario. Perché, certo, inizialmente parlavamo, io interrogavo e lui rispondeva e viceversa, cioè dire, c'era ancora un dialogo. E questo nel giro di pochi anni, come dire, cadde completamente, non ci fu più dialogo. E sapete, è difficile quando tu dall'altra parte non trovi segno di risposta, di assenso, di venire. Certo, io gli parlavo della economia sommersa della grazia, gli parlavo del valore santifico del dolore, sarebbe finita così, lo temevo, ero molto perplesso di fatto. Me ne andavo a casa quasi mostruoso e io riprendevo la mia vita e lui continuava la sua immobilità totale, io, senza dire, un castello recintato da un fossato invalicabile. Noi non lo sappiamo, nessuno lo sa, cosa gli girasse per la testa, quali fossero i suoi pensieri, perché era lucido. E questo è duro, è duro. Io spero, l'ho anche pregato, che ci fosse un filo segreto, attraverso cui, tra lui Cristo sulla sedia e il Cristo sulla croce, ci fosse un dialogo. Ringrazio il professor Messina per le sue parole commoventi e intense e approfitto di questo momento per consegnare un riconoscimento alla famiglia del professore Romano. Un piccolo pensiero per l'istituto Romano. La parola al dottor Caracca che ci farà vedere
alcune slide, attraverso un PowerPoint, e ci ricorderà la storia dell'istituto. Grazie. Buonasera a tutti, desidero sapere se si sente senza il microfono, perché preferirei parlare senza il microfono. Si sente? No, non si sente niente. Ci vuole per voce. Io aumenterei il tono, però. Questi ultimi appunti li ho buttati giù oggi nel pomeriggio, perché intanto, vedendo la sala gremita, cosa che io in verità mi aspettavo, è come sancire un successo ufficiale della memoria per Capolò, cosa che ha già fatto in maniera splendida e molto commovente Emanuele Messina, ma che io vi farò rivivere con delle immagini che forse qualcuno di voi nemmeno si aspetta. Potrei dire che quello che ha compiuto Carlo questa sera è quasi un piccolo miracolo, un miracoletto, ma anche perché noi, con pochissimi collaboratori, pur avendo una lista infinita di nomi scritti sull'elenco dei soci dell'Istituto Studi Agrezza, non faccio i nomi perché non sarebbe giusto, ma siamo riusciti a organizzare questa maratona, che a me sembra riuscito abbastanza bene, almeno fino adesso, poi con me guastiamo di più. Ieri sera, in questa sala, gremita di illustri personalità che questa sera sono invece assenti, e non è una nota di demerito affatto, vuol dire che sono impegnati in altre cose più serie. Durante una relazione tenuta dal dottor Pennino, che io stimo molto e conosco da tantissimi anni, come molti di voi, egli è per dire una cosa bellissima, e cioè che, rivolgendosi al nostro sindaco e quindi di conseguenza alla nostra comunità, che noi siamo una comunità fortunata, perché abbiamo il grande privilegio di vivere in un contesto circondato da bene. Abbiamo tutto, abbiamo i beni archeologici, abbiamo il barocco, abbiamo delle tradizioni popolari non indifferenti e conosciute da tutte le parti, abbiamo delle festività religiose, ahimè molto spesso guarnite da quantità di bombe infinite, ma che tuttavia ad alcuni cacciano. Abbiamo delle tradizioni etnoantropologiche di facile consultazione con uno dei musei antropologici più belli che forse ci sono in Italia. Abbiamo anche degli istituti culturalmente molto avanzati. Oserei dire che Lisa, creatura in prima battuta di Carlo Morco e di Tonino Di Maldi, due amici purtroppo scomparsi, è forse l'antesignana di queste forme associazionistiche a spine culturali. Aggiungo inoltre che tuttavia, mentre brilliamo in maniera assoluta nel firmamento delle bellezze che ci circondano, purtroppo abbiamo un altro grandissimo merito, che però diventa un demerito, e cioè l'apatia. Un'apatia assoluta, totale, completa, a volte quasi impensabile, per tutto ciò che ci circonda. Ovviamente non possiamo generalizzare, ma molto spesso la nostra comunità è prevalsa da una apatia. Tutto è dato per scontato. Non è così. Né questa serata in cui noi siamo qui è scontata, perché c'è gente che ci ha lavorato. Non è scontato un volume dell'Istituto Studi Agrezza, che per anni qualcuno ha preteso fossero regalati. No, i libri si comprano. Perché io ho visto molti di questi libri esposti nelle librerie senza essere stati mai aperti. Ed è frutto di lavoro, di impegno, di studio. E infine, praticamente, devo dirvi che la cosa che mi colpisce di più è quella che, se noi andiamo a guardare l'elenco dei soci dell'Istituto Studi Agrezza, è un elenco infinito. A parte alcuni che oramai non sono più fra noi, e fin lì ci siamo, ma tutti quelli che sono iscritti all'Istituto, e io qui ne vedo qualcuno, ma non tutti, dove sono? Cosa significa essere soci di un'associazione culturale? La prima domanda che ci dobbiamo fare, e che Carlo si poneva metodicamente, scientificamente,
col suo impegno era: che cos'è l'Istituto Studi Arezzi? Molto spesso, e questa è una cosa che io dico perché vorrei spezzare una lancia per il professore Di Stefano, il cui discorso, la cui relazione, ovviamente è stata la più impegnativa, perché è anche quella più tecnica e di conseguenza quella meno seguibile. E a questo punto mi spiace, non per sfoggio di erudizione, ma io devo citare Gramsci. Gramsci diceva, lo cito testualmente: non è la cultura che si deve abbassare al livello degli uomini, bensì gli individui che si devono elevare ai gradi più alti della cultura. Magari per gradini, ma dobbiamo tendere sempre al meglio, non possiamo livellarci al basso. E a questo punto, questo, per mia convinzione, è sostanzialmente quella che doveva essere la finalità dell'ISA nei nostri patti fondativi. Correva l'anno 1980, primo presidente Carlo Monaco. Io, se fosse possibile, vorrei appena appena oscurare le luci, nei limiti del possibile, senza... Perfetto, benissimo. Correva l'anno 1980, primo presidente Carlo Monaco. L'articolo era, immagino, su una pagina culturale della Sicilia: la valorizzazione del patrimonio artistico fondato a Palazzolo, l'Istituto Studi Arezzi. Quattro sezioni tecniche, di cui parleremo in seguito. Primo presidente Carlo Monaco. E di seguito, a breve, il primo numero della nostra pregevole rivista. Vi ricordo che il primo articolo che uscì su questa rivista fu di Bernardo Brera, non è cosa da poco. Ed inoltre, sempre su questo primo numero, a parte gli articoli di Donino e di altri, uscì il primo scritto ufficiale di un nostro studioso, che è Luigi Lombardo, che questa sera non è qui perché purtroppo era impegnato a Melilli nella presentazione di un libro, ma che io riconosco come l'erede ufficiale di Antonino Uccello per quanto riguarda gli studi etnoantropologici del nostro tempo. Ma che cos'è l'ISA? Ce lo spiega con una chiarezza didattica e con la sua stessa ordinata, metodica calligrafia il professor Carlo Monaco, fondatore e primo presidente dell'associazione. Lasciamo andare lo statuto e quindi praticamente la notarile della fondazione, ma leggiamo le parole della scrittura di Carlo. L'ISA è un'associazione apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, che nel suo statuto prevede tutte quelle attività culturali che tendono a incrementare la ricerca storica, archeologica, urbanistica, paesaggistica, etnografica del nostro territorio. E lasciamo il seguito perché se no ci rubberebbe troppo tempo. In una ricerca affannosa, e vi farò vedere alla fine dove abbiamo recuperato questi reperti archeologici con uno scavo non indifferente anche del passato, ho cercato di ricostruire dall'anno 80 in poi, più o meno utilizzando manifesti, locandine e inviti, qualcuno avevo io nella mia biblioteca personale, di tutte le manifestazioni che sono state tenute. Stranamente queste manifestazioni poi, come d'incanto, si bloccano con il ventennale. Ma andiamo avanti con ordine. Nell'anno 1982 ci fu una prima interessantissima conferenza sull'Annunciazione a Palazzo Pitti. A seguire, sempre nell'82, gli aspetti caratteristici della festa di San Paolo, con delle pitture di Enzo Lievi e con le fotografie di Giuseppe Leone, che già allora, famosissimo fotografo, collaborava con il Uccello per le pubblicazioni. Per esempio, alcune sue foto sono pronte sull'istituto, sono presenti sul Polo di Igero, sui campi popolari della Val di Novo e quant'altro. Personalmente io ho conosciuto e lavorato con Giuseppe Leone, perché allora, con Nino Privitera, di cui parleremo in seguito, io in maniera molto misera, perché allora ero studente al ginnasio, ho collaborato anche con le pubblicazioni, perché sulla casa di Igero ci sono due foto mie pubblicate, insieme a questi nomi così illustri. Perché, essendo appassionato di microfotografia,
sono riuscito a fotografare le spille nobiliari che c'erano nella condizione del professor Lucio. Però a questo punto abbiamo trovato anche questa incongruenza, che è stata data del 30 agosto 79, cioè antecedente alla fondazione dell'istituto, ma già in petto nell'istituto esisteva, perché noi, o meglio i padri fondatori dell'istituto, avevano chiesto al comune, e questa è la firma del dottore Leone, perché la riconosco, la conosco come collega da una vita, di mettere la statua della Madonna Immacolata alla crocevia fra via Dante e via Nazionale, la statua di circonvallazione. Non significa nulla, no, significa qualcosa. Significa che già prima ancora che l'istituto avesse un suo statuto, prima ancora che l'istituto avesse una sua codificazione notarile, sostanzialmente già c'era un gruppo di persone che lavorava per il paese, che lavorava per la cultura e che purtroppo molto spesso venivano quasi visti come gli strambi o come quelli che non vedevano la realtà che ci doveva essere, che invece loro vedevano con occhi di amore per il territorio e per il proprio paese. Queste sono immagini storiche che mi sono state date dall'archivio del professore Corrado Allegra. L'incontro con il professore Bonnacopea e con Giuseppe Bozza. Il tema dell'incontro, lo stato patrimoniale dei beni archeologici di Palazzo Lagrede. Qui ci sarebbe da discutere, perché se già nell'82 si parlava dello stato del patrimonio archeologico nostro, beh, oggi insomma ci sarebbe da suicidarsi. E però c'è un'altra incongruenza, perché Carlo, nell'anno 1981, cioè antecedente a quello che abbiamo visto, aveva già programmato praticamente un intervento per quello che era la urbanistica del nostro territorio con un illustre docente di urbanistica dell'Università di Catania. C'è da dire però che c'era anche una forma di rammarico, perché già allora, e questo è sempre uno scritto, non dico ancora, date lo scritto di Carlo, in cui lui diceva: l'apatia intellettiva di noi palazzolesi, l'Istituto Studi Arezzi, che ha come scopo della propria attività la promozione di iniziative culturali tendenti a muovere, diciamo pure, l'apatia intellettiva di noi palazzolesi. Non è cambiato niente. A seguire, una delle manifestazioni più belle, e questa non la ricordo personalmente, perché purtroppo ad alcune di queste cose io non ho potuto presenziare, perché allora ero a Napoli, di conseguenza quando mi trovavo ero presente, quando non c'ero, ahimè, me li perdevo. Ma i monumenti paleocristiani del territorio angrese, con una relazione splendida del professor Luigi Agnello, e questo è l'invito che ho recuperato tra le mie carte. E questa è un'immagine della serata. Ahimè, qui vediamo Tonino scomparso, il professor Agnello e Carlo scomparso. Questa è un'immagine che mi è stata data da Emanuele Messina. Ho chiesto a lui in che occasione è stata scattata questa fotografia. Risposta: l'unica cosa che vediamo è che c'era il professor Rovella con un atteggiamento fra il sonnolento e il pensoso, non so se dormisse o se pure stesse pensando a cose ben più serie. A seguire, tanto per uscire da quelli che erano i confini palazzolesi, i confini nostri squisitamente paesani, ci fu una bella conferenza sui Pantani Flegrei, scusate, sui Pantani Flegrei, la riserva naturale di Vindicari, e questo testimoniava anche per un interesse che travalicava i confini del castrum, scusi professore, del nostro paese. A seguire, serata bellissima, l'incontro con la poesia con Corrado Di Pietro, che il professore Emanuele Messina mi faceva ricordare con grandissimo piacere. A questo punto c'è stata per un momento una commistione tra quella che era la Casa Museo nel ricordo della scomparsa di Antonino Uccello e Lisa, infatti fu organizzata una serata, e in questa fotografia d'epoca riconosciamo Luigi Lombardo, che io ripeto e ribadisco, secondo me in questo momento è forse la persona più competente di etnoantropologia che abbiamo sul nostro territorio, Nino Tusa, che allora era rappresentante paesano di Emanuele Messina, allora rappresentante del detto glorioso Partito Comunista, il professore Greco, Enzo Leone, che allora era sindaco, e Carlo alle spalle, vigile su tutto, perché ancora una volta era lui presidente dell'associazione.
Nello stesso periodo, insieme con Dino Privitera, si organizzò una mostra dell'opera fotografica di Antonio Uccello, sempre sotto vendita dell'Istituto Studi a Venezia. Un'altra cosa che mi piace ricordare, e questo è veramente un evento storico, perché sono riuscito a recuperare una cartolina che era anche un invito su una mostra fatta da Vincenzo Teodoro, che si firmava Teo. Chi era socio all'epoca del Club degli Amici, vedo l'avvocato Gallo, oppure del Circolo di Cultura, ben ricorda le mostre che si organizzavano durante il periodo estivo con le estemporanee di pittura per le strade. Il buon Teo, che sarebbe Vincenzo Teodoro, organizzò una mostra dei suoi dipinti, ma la cosa più bella fu che in quella mostra c'era contemporaneamente una mostra con dei dipinti, degli scritti autografi, immaginate, di Emilio Greco, di Renato Guttuso, di Nunzio Sciavarrello e di Piazza poi di Nanni. Diciamo in quota della cultura siciliana, soprattutto dal punto di vista artistico, degli anni 70. Questa è una cosa in cui io sono particolarmente affezionato, perché testimonia l'impegno che Lisa aveva non solo sul territorio, ma anche sulla divulgazione che si doveva fare sul territorio, a partire dagli istituti scolastici, dai più bassi ai più elevati. In questo dobbiamo ricordare questo impegno. L'Istituto Studi Atenzi addirittura organizzava un concorso di poesia, di scrittura, di grafica, con dei premi a soldi, cioè il primo premio era 300.000 lire, il secondo premio era 200.000 lire, e questa forma di organizzazione era dedicata agli studenti delle scuole superiori, agli alunni della scuola elementare, e venivano tutti questi elaborati portati in via d'albergo, una delle sedi storiche della nostra associazione. Ma contemporaneamente nell'89 Tonino organizzò un altro interessantissimo convegno, che era quello delle chiese, quartieri, contrade di Palazzolo dal XVI al XVII secolo. Sugli studi e su queste cose poi sono state costruite per esempio alcune delle fasi della rielaborazione del nostro castello medievale. Tanto per... cioè non possiamo pensare al futuro senza recidere le radici, come diceva la poesia di Fabio, perché non possiamo pensare che tutto quello che c'è oggi è nato da nulla, no, è nato da queste cose, è nato dall'impegno di poche persone che credevano in una comunità che purtroppo a volte li ha traditi. Questa è un'immagine d'epoca, e a parte ricordare la figura di Carlo, che come vedete è sempre presente, è sempre impegnato, mi piace molto ricordare la figura di un'altra eminente valdostana, e l'ispettore Enrico Fantini, che è stato il capostipite, se vogliamo, il rappresentante per eccellenza, nonostante avesse degli aspetti caratteriali su cui ci sarebbe da discutere, ma fondamentalmente era un uomo dedito assolutamente alla scuola. Dedito assolutamente alla scuola. In questa altra manifestazione, di cui ora vi farò vedere il manifesto, anche qui c'era presente Carlo, presidente, Emanuele e l'ispettore Fazzino. A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a una pregevolissima mostra di libri degli autori palazzolesi. Io vedo che a Palazzolo ci sono diversi ragazzi, me compreso con un ragazzo, e abbiamo la fortuna e il coraggio di scrivere qualche volta delle cose belle, qualche volta meno belle, però devo essere sincero, io ho scritto tante cose, ma le mie cose sono state apprezzate molto più fuori, con dei riconoscimenti ufficiali, che non dei miei concittadini spesso, che a volte sono presenti solo per darti il piacere di essere visti, ma non è così. La stessa cosa purtroppo succedeva ad alcune delle pubblicazioni dell'Istituto, perché ribadisco, molte di queste pubblicazioni, se noi andassimo a cercarle nelle varie librerie, sono mai spogliate, sono rimasti punti morti, e non deve essere così, perché nessuno ci obbliga a prendere dei libri, però dobbiamo avere l'obbligo morale che se li prendiamo, quantomeno li dobbiamo, non dico leggere, ma comunque. Questa è un'altra bellissima immagine in cui purtroppo a questo punto di scomparsi ne vediamo tre, perché vediamo Carlo, il professor Ariotta e Santo Gionfrido, l'avvocato Gionfrido, anche lui colonna portante, fondatore dell'ISA,
è praticamente animatore di alcune manifestazioni. L'Istituto Studi Agrensi a questo punto si occupa anche il 23 ottobre con l'organizzazione del decennale della fondazione dell'Istituto. E in questa occasione questa è la locandina dell'invito con cui si organizzò il decennale della fondazione dell'Istituto. Anche in questo caso, primo nome, Carlo Monaco. E di cosa ci parla? Ve lo faccio sottolineo. I 10 anni di attività culturale, adesso vi spiego perché c'è la sorpresa. Poi c'è Tonino Grimaldi, che aveva sempre avuto una passione innata per quelle che erano le pubblicazioni, l'editoria, la grafica, ed infine Emanuele Messina, che ci parla della cultura del sociale. Non si è mai tradito Emanuele, è rimasto sempre fedele ai suoi temi. Il suo impegno, mi riferisco a Carlo, e la sua orgogliosa metodologia per il decennale. Voi pensate, Carlo aveva scritto tutta la presentazione del decennale a mano, su fogli a quadretti, con questa grafia. E devo dirvi che questa grafia, se uno la guarda con l'occhio non superficiale, era la grafia di un metodo. Il metodo è essenziale per gli studi scientifici. Non esiste l'ingegno, esiste, ma ci vuole metodo, applicazione, costanza. Era assolutamente di Carlo, propria di Carlo, perché lui insegnava tutto e quindi praticamente senza metodo non si possono insegnare niente. Però anche qui c'era un suo rammarico per la scarsa attenzione delle istituzioni. Vi leggo le sue parole perché io non sarei in grado di avere la sua modestia e soprattutto la sua prudenza. A questo punto forse avete notato come non ci sia stata una vera intesa di collaborazione propositiva con l'amministrazione comunale, qualsiasi essa fosse. Non è cambiato ancora una volta. Niente. 10 anni. Finalmente siamo arrivati ai 10 anni. Il festeggiamento dei 10 anni era una cosa seria. Allora Tonino e Carlo si profusero in un'opera veramente meritoria, anche perdendo dei daguerrotipi, alcuni dei negativi originali della collezione Ferla Testaino, e fecero una bellissima cartella con una mostra di tutte le immagini del drone del Palazzo di Lucca. Freddo bestia, perché quella sera dell'inaugurazione c'era un freddo bestia, questo lo volevo dire. Sempre in occasione del 20° anno della fondazione ci fu una bellissima manifestazione con un ulteriore studio sulle riflessioni sul patrimonio archeologico tenuto dal dottor Giuseppe Bozza. Ancora una volta non mi dilungo su quello che è lo stato del nostro patrimonio archeologico. Visto che prima sia il Presidente sia il Professore Di Stefano hanno parlato delle nostre pubblicazioni, io non vi posso mostrare tutte le pubblicazioni perché chi è interessato le può consultare o addirittura comprare per quelle che sono ancora disponibili. Ma vi mostro la prima cosa, e anche quella più pregevole, e anche quella più bella, e anche quella più meritoria, su cui fondamentalmente, su questa collezione, si è poi aperto un museo a Palazzo Agrensi. Non credo sia stata una cosa da poco, perché questa cosa è stata fatta nell'84. E vi mostro l'ultima, di cui ha parlato ampiamente il professore Di Stefano, e quindi io non mi dilungo. Tuttavia l'ultima ha due caratteristiche. È dedicata nell'introduzione all'amico Tonino, con il quale avevano condiviso la gestazione, la nascita, la crescita dell'istituto, e ai suoi nipoti nella piena lucidità e consapevolezza del suo stato di invalidità. Infatti la prima lettera nell'introduzione è dedicata a Tonino e la dedica è a Viola. Prima di tutto. Credo che non sia cosa da poco, però era consapevole. E a questo punto, esaurita un po' tutta l'archeologia dell'istituto, vorrei mostrarvi delle foto d'epoca e delle foto dalla lontana preistoria di Antonio. Molti di noi si conosceranno in queste fotografie, purtroppo. Io vi invito a... Io quelli che riconosco subito sono il professor Rovella, il professor Leone, Pippo Landieri, Carlo, Terenzio, Greco, Corrado Salustro, e poi gli altri non li riconosco.
perché non fanno parte delle mie generazioni, della mia generazione, né di quella successiva. Il bello di questa serata, che è un omaggio a Carlo, è quello che lui ci fa stare qui e ci obbliga a ricordare il nostro passato, perché questa è un'altra fotografia simile alla precedente, immagino scattata nella stessa giornata. Ecco la mia classe in seconda liceo. Io purtroppo, essendo stato sempre il fotografo ufficiale, ho la grande disgrazia di non essere mai presente nelle fotografie, ma riconosco perfettamente il dottore Corradino, Banco, il professore Monaco, Romella, Paolo Puglisi, Roberto Puglisi, la signora Fiducia, Maria, il professore Valvo, che ora faceva educazione fisica, la professoressa Graziella Valvo e Mariella Peruzzi. Non si può mentire, siamo noi, siamo la nostra comunità. E qui è ancora meglio. Diceva Marziale, fare vivere il passato e vivere il devoto. Riconoscetevi qua da soli, non c'è bisogno di dire. Questa è la tua classe, lo sapete. E qui per esempio io ho ritrovato la figura del professore Gino Neri, a me carissimo, che fece, che per noi fu un passaggio molto breve, ma per esempio questa la vedo nel lavoro, credo che sia tu questa. Perfetto, Nello, Gigi Cassarino, Greco, la moglie di Carlo e quanti altri praticamente. E lui ovviamente era sempre presente, perché devo dirvi che se c'è un merito del professore Carlo Monaco era quello di essere stato sempre presente, e non solo nell'ambito scolastico, ma anche nell'ambito extrascolastico, perché a me personalmente, scoraggiandomi di proseguire a cercare una soluzione nei numeri, è per dire lì dice, ma i numeri non sono per te, però era sempre disponibile, era un uomo che non sapeva dire di noi, questa è la verità. E ancora qui, e qui forse qualcuno si riconoscerà ancora meglio. Diceva Pino Caruso, che noi tutti conosciamo come un autore satirico, come gli uomini trascorrono la prima metà della loro esistenza sognando il futuro e la seconda rispettando il passato. È una grande verità, perché, e qui ci si riconosce, qui per esempio riconosco Lucio Di Parco, Enzo Leone, Luigi Lombardo, Maria Lantieri, Valvo, Franca Pantano, che stasera non è potuta venire, si rammarica perché purtroppo stava male. Insomma, qui c'è la nostra storia, qui ci siamo noi. Io per esempio mi sono sempre chiesto chi fosse questo, il professore Lentini, il mitico preside Lentini. Come si fa a non ricordare questi anni? E qui troviamo su altre fotografie. Un Carlo in vacanza con la macchina fotografica o con un gruppo di alunne, credo qualcuno, non tutti ovviamente. Qui con i colleghi, qui riconosco Bruno e il professore Caligione. Gli altri due non li conosco, se qualcuno li conosce li può identificare, io purtroppo non posso riconoscere solo. Qui sempre in una conviviale, probabilmente a fine anno scolastico, e qui in due foto assolutamente sconcertanti, niente, perché io vi mostro Carlo da militare e ve lo mostro in una veste inedita con Luca Morelli e Filippo Bernardo durante le riprese della cavalleria rusticana di Settirelli della chiesa. Certamente in uno dei giorni più belli della sua vita, e purtroppo in questa immagine in cui lui già era quasi alla fine del viaggio terreno, ma che tuttavia lo vede sempre e comunque intorno alla sua vita. Infine io colgo l'occasione per ringraziare vivamente il professore Carlo, permettete, forse lui avrebbe preferito più Carlo che il professore. Grazie per quanto ha fatto, grazie per quanto ci ha lasciato. Però devo dire, per mostrarvi l'ultima fotografia, che noi abbiamo un debito morale nei confronti del professore Carlo. Ed è questo. Noi abbiamo un debito che non si può cancellare, perché questa è la sede dell'ISA oggi. Quindi se dobbiamo tenere fede a quello che lui ha fatto e a quello che tutti quelli che sono con lui si sono impegnati nella creazione, nella fondazione,
e nella divulgazione scientifica che l'istituto ha fatto finora. Non possiamo consentire che questo scempio, questo schifo possa continuare, perché allora è preferibile sciogliere l'istituto. Ma siccome noi non lo vogliamo, noi vogliamo che continui a essere presente sul territorio, che continui a svolgere la sua funzione, e quindi io, diciamo così, forse amico, anche se negli ultimi anni non mi fu concesso di venire a vedere, pur avendolo chiesto, ma era un suo desiderio, devo dirti che forse dobbiamo approfondire nel nostro impegno per rivalorizzare l'ISA qualcosina. Cioè non basta essere iscritti nelle rete soci, no, bisogna essere presenti alle riunioni che peraltro impegnano poco tempo, quasi sempre di sera, bisogna avere delle idee innovative, bisogna cercare di coinvolgere terze persone, perché non necessariamente l'ISA deve essere fatta da una polizia. Ci possono essere delle persone, io ho degli amici miei carissimi che sono più affezionati a Palazzo Nuovo degli stessi Palazzo Nuovo. Ed infine vi chiedo un'ultima cortesia, un minuto di silenzio per Carlo in piedi, per ricordarlo tutti insieme. Ringrazio nuovamente la famiglia per essere venuta stasera, ci ha donato la sua presenza, ringrazio tutti gli intervenuti stasera, i soci, non soci, gli amici, e ringrazio l'amministrazione che ci ha concesso i locali per questa splendida serata e buone comunicazioni. Voglio ricordarvi innanzitutto che il giorno 14 maggio l'ISA sponsorizzerò un evento molto importante, la presentazione del libro Salvatore Greco, L'ascesa dei notabili, l'autore si presenta in sala, e poi il 15 maggio l'ISA farà un suo evento che mi ricordo di un professore Mangano, che è un professore Mangano, ha scritto moltissimo per l'istituto, e quindi giusto che l'istituto lo omaggi, giorno 14 di maggio. Detto ciò, vi pregherei, chi si interessa ovviamente, di rinnovare le iscrizioni al banchetto fuori, dove c'è Fabio Messina, ma dove possiamo dare forza e speranza al nostro istituto. Vi abbraccio e vi saluto tutti. Buonasera.